Salve a tutti, sono Daniele Caprara, presidente dell'associazione sportiva Pegasus Galaxia, specializzata nel dodgeball, una bellissima disciplina sportiva, e ho appena parlato di questa attività e se vi interessa guardate il mio video, grazie. Ascolta Radio Roma Capitale, la voce della tua città, storie, persone, attività e vita, per scoprire un mondo intorno a te. Benvenuto a Daniele Caprara, ciao Daniele. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Come stai Daniele? Tutto bene, grazie. Grazie di essere qui, ci eravamo già conosciuti a Live Social, Daniele. Ho detto subito ai nostri ascoltatori che insomma magari c'è qualche appassionato di dodgeball. Sì, sì, magari spieghiamo anche che cos'è perché giustamente non tutti... Dici magari non tutti lo sanno. Tutti che lo cos'è. Vabbè, tra poco diremo cosa, in cosa consiste. Sicuramente io... sì, lo conoscono con un altro nome. Sì, no, tipo... Qual è l'altro nome? Lo devo dire per forza. Sì, diciamolo. È un prurito. Diciamo che dobbiamo far capire la differenza tra la palla avvelenata e il dodgeball. Esatto, quindi non la chiamate palla avvelenata perché non è così. Spiegare come la differenza tra il tennis e il ping pong. Esatto, quindi benissimo. Avremo modo di parlare di questo, ma soprattutto per chi si volesse avvicinare ad uno sport così divertente come il dodgeball, abbiamo un esponente molto importante di Velletri, in particolare la SD Pegasus Galaxia Dodgeball Velletri, sì, giusto? Sì, siamo... E speriamo che sì. La cosa... Abbiamo aperto anche a Roma, quindi fortunatamente abbiamo anche un bel punto di riferimento. Daniele, dodgeball. Sì. Gabriele, sei ferrato sul dodgeball? Ho visto un film, ma non penso che... Abbiamo visto tutti... Dodgeball, palle al balzo. Esatto, palle al balzo. Esatto. Sì. Non so se ben conta. Ben Stiller e Vincent Vogue. No. Bellissimo, un film divertentissimo, diciamo che però... sì, chi pratica dodgeball lo deve per forza vedere. Loro lì magari eccedevano un po' nei modi, perché poi c'era la cattiveria della palla. Lì magari... Beh, no, allora, diciamo che è molto vero. Veritiero. Da quel punto di vista è veritiero. Allora, film demenziale, cioè demenziale comunque di serie B, insomma, serie B, certo, che sì, comunque nel nostro ambiente è un serie A, perché effettivamente è da lì che nasce tutto, no? Cioè nel senso che da poi in America, insomma, uno sport può diventare anche un'opportunità soprattutto lavorativa, perché come si è visto nel film, il proprietario dell'associazione si trovava in difficoltà economiche grazie a un torneo poi fatto a Las Vegas, no? Amatoriale chiaramente, cioè, perché era un torneo amatoriale, ha potuto risanare un po' i suoi debiti. No, però c'è stata proprio la conoscenza di questo sport, sì, che in altri stati è molto conosciuto, sì. In Italia invece un po' meno. Allora, Daniele, in Italia è ufficialmente entrato nel 2007. Ovviamente nel nord Italia, diciamo, la patria di questo sport si trova in Italia, a Ravenna, quindi fondamentalmente l'Emilia Romagna è stata la prima regione che ha sviluppato, no? E piano piano, insomma, si è diffuso poi anche a scendere verso nelle nostre regioni, diciamo, verso il centro e sud anche. Fondamentalmente per me è stata un'intuizione, perché io sì, sono nato praticamente nello sport, a 4 anni ho iniziato una mia, diciamo, carriera sportiva in un altro ambiente, in un altro sport che non c'entra assolutamente niente con sport di squadra, è uno sport singolare, e poi proprio grazie a questo nel 2013 ho incontrato questo sport, questa prova. Sì, l'ho incontrato poi tra l'altro facendo l'altro sport, perché dovevo allenare dei bambini. A questa, diciamo, li devo allenare piccolini e scuole elementari, e gli devo far fare qualcosa che comunque li tenga qui, che gli faccia comunque sviluppare delle capacità motorie, no? Eccetera, eccetera. E quindi mi sono ricordato, purtroppo, la palla avvelenata o palla prigioniera. E così ho buttato 4 o 5 palloni in mezzo, gli ho detto delle regole molto basilari: se vieni colpito esci, se fai una presa rientri, non sapendo che quella era la base del dodgeball. Da lì mi sono incominciata ad informare su internet, tra l'altro. Le regole fondamentali, poi, venendo al succo, sì. Daniele, quali sono? Premetto che ci sono 13 pagine di regolamento, più o meno, diciamo. Non so se è tanto o poco, in realtà. Il gioco del calcio è tipo un mattone. Sì, esatto. Sì, effettivamente sembra chi sia, però poi a forza di giocare poi è facile, come in tutti i sport, ricordarsi le regole. Comunque, fondamentalmente, si possono eliminare i giocatori in due modi, quindi o lo colpisci con la palla o gli fai un catch, che è una presa al volo,
E quindi questi sono i due modi. Ovviamente se gli fai un catch, quindi una presa al volo, oltre che eliminare il giocatore che ti ha tirato la palla, fai anche rientrare un tuo giocatore che era stato eliminato precedentemente. Le squadre sono composte da quanti? Da sei giocatori. Da sei e sei. Allora, sono otto, sei in campo e due fuori, okay, che sono i retriever, perché fuori dal campo non si può uscire. A differenza ovviamente di altri sport che, non so, come il calcio, la pallavolo o altri sport che puoi uscire dal campo, ma la palla non può uscire dal campo, chiaramente. Qui invece i palloni possono uscire dal campo, ma tu non puoi, perché lì il bersaglio sei tu. Mentre negli altri sport hai un canestro, una porta. Esatto, certo. esatto. Quindi fondamentalmente la differenza tra la palla avvelenata e il dodgeball è questa. Cioè, innanzitutto si gioca con sei palloni contemporaneamente e non con una palla. E si gioca in, ovviamente in un campo da pallavolo, che con la stessa dimensione del campo da pallavolo, senza rete, chiaramente, dove i giocatori eliminati vanno nella zona di attesa laterale al tuo campo, alla tua metà campo, non dietro il campo avversario come succede nella palla avvelenata. E questo è già una piccola differenza. Quindi i tuoi giocatori eliminati si mettono a fianco al tuo campo, alla tua metà campo. Sì, lì c'è una zona di attesa, zona di rientro, e sono pronti a rientrare nel momento che avviene questa presa, questo catch. E niente, fondamentalmente ci sono moltissimi scambi, perché comunque vince chi rimane con i giocatori in squadra. Un match di dodgeball dura 40 minuti, 40 minuti tempi regolamentari, e ad ogni fine primo tempo, quindi ogni fine 20 minuti, c'è un no blocking, sudden death, detto proprio in gergo, diciamo, da regolamento, sì, e dove non ci si può difendere, che significa che con la palla in mano noi ci possiamo difendere come uno scudo, no? Questo succede. La puoi ribattere in qualche modo. Poi la puoi ribattere, fai un block, quindi un blocco, diciamo, lo puoi fare, ma in questo set, quindi finale, quindi alla fine di ogni 20 minuti, di ogni primo e secondo tempo, non può succedere questo, e lì diciamo che sviluppi al 100% il dodgeball, perché dodgeball significa schiva palla. Esatto, quindi devi stare attento a non farti prendere dalla palla avversaria. Esatto, dai palloni, perché in realtà ti possono arrivare due, tre, tiro triplo, tiro a quattro palloni, sei palloni, quindi diciamo che devi avere la cosa più importante, lo scatto, cioè l'attività. Beh, fondamentalmente i riflessi, preparazione scatto, fisica, sì, non indifferente, sì. Però Daniele. Cioè, come tutti gli sport bisogna vedere a che livello si pratica, è ovvio, è chiaro, no? E io fondamentalmente ho avuto anche la fortuna di farmi l'esperienza in nazionale, perché comunque sono ex giocatore della nazionale italiana, ci sono stato 3 anni, 2016 a Parigi, poi ho fatto 2017, non ho partecipato perché ho avuto un infortunio, 2018 ho fatto i mondiali a Los Angeles e 2019 Caspita, in Messico. Beh, complimenti. Quindi grazie, comunque insomma è stata una bellissima esperienza. Sì. Appunto, questa esperienza che stai portando anche tu ai nostri microfoni, che stai cercando di far emergere anche a livello nazionale, quindi qui in Italia di questo dodgeball se ne deve parlare un pochino più frequentemente. Sì, e speriamo che il CONI e tutte le, diciamo così, personalità preposte allo sport lo facciano emergere anche per raggiungere, diciamo, qualche altro. Sì, fondamentalmente diamo anche soprattutto un'alternativa sportiva a tutti quei ragazzi, ma anche a persone di qualsiasi età, chiaramente, come ripeto, si può praticare a qualsiasi età, e un'alternativa sportiva, perché magari, sai, non mi piace, che so, il calcio, il basket, la pallavolo, invece che stare seduti sul divano a guardare la televisione, a giocare, esatto, a PlayStation. Ecco perché poi i bambini si divertono tantissimo, certo, a dodgeball. Sì, 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 sì. E poi anche gli adulti, quindi sei anche un po' il portavoce. Sì, assolutamente, sì, l'età pure quella che è, quindi posso dire che sì. Non volevo dire questo, Daniele, assolutamente non era mia intenzione. No, va benissimo, io gioco ancora, quindi esatto, ancora va bene. Vogliamo dare qualche, perché poi in particolare la tua, appunto, avete aperto un altro, diciamo così, società su Roma, partite da Velletri. Sì, chiaramente sappiamo che per gli ascoltatori di Roma siamo un po' fuori mano, è ovvio, siamo a Velletri. Comunque abbiamo aperto anche a Roma, al Centro Sportivo Capitolino, e a Roma 1, quello Viale Trastevere 143A. Poi comunque sia, tutte queste informazioni, chiaramente se uno non riesce a memorizzarle in radio, può andare tranquillamente sulla nostra pagina Facebook. Esatto, e vogliamo darla, certo, la pagina? Sì, sì, allora abbiamo Dodgeball Regione Lazio, che è proprio il punto di riferimento, in quanto io sono il responsabile del Dodgeball del Lazio,
come riferimento, e lì potete trovare, ovviamente potete scrivere, potete trovare anche riferimenti sul sito web, quindi www.asdpegasusgalaxia.it, che è l'associazione di cui io sono presidente, e poi abbiamo anche la pagina Instagram, quindi insomma, se ci volete trovare, ci trovate. Allora, dodgeball underscore Velletri, sì, oppure dodgeball underscore Regione Lazio. Esatto. Quindi, insomma, sì, sì. Daniele Caprara, sì, i microfoni di Radio Roma Capitale, ci ha portato un po' nel dodgeball. Grazie, Daniele. Grazie a voi per l'opportunità. Grazie. Ascolta Radio Roma Capitale, la voce della tua città. Storie, persone, attività e vita. Per scoprire un mondo intorno a te.